Chi parla è Claudio Simeoni con la trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo. E siamo qua con Francesco e con Sasha in trasmissione come ogni giovedì. E di cosa parla? Sì, vabbè, è un po' buffo, portate un attimo pazienza. Sì. Allora, certo che lo dici quello che dici prima, e lo diciamo tutti quello che abbiamo da dire. Allora, sì, grazie. Allora, portate un attimo di pazienza perché abbiamo un po' di turbolenza in studio. Siamo partiti un po' alla rinfusa. La rinfusa più che altro, sì. Allora, vi ricordo innanzitutto che sono Claudio Simeoni, il mio indirizzo è Piazzale Parmesano 8 Marghera e vi ricordo che sono meccanico, apprendista stregone e guardiamo l'Anticristo. E perché vado a riaffermare questo? Perché oggi è importante riaffermare questo. Bene. Allora, c'è da ricordare domani sera. Ricordo domani sera che io preparo i due appunti che ho. Sì, allora, visto che la serie di Radio 5 di Marosti è qua disponibile per il mese di febbraio, ci saranno due conferenze. La prima conferenza sarà appunto tenuta domani sera, che domani è il 16 di febbraio, alle ore 20:30, via Montello 66 Marostica, è sulla statale che da Marostica porta a Bassano, ex sede dell'Emittente Regionale Veneta e attualmente ancora sede di Radio Gamma 5. La prossima sarà fatta il venerdì 23 febbraio, sempre lo stesso orario, ore 20:30, e praticamente sarà la prosecuzione delle conferenze sul Crogerò dello Stregone. Mi sembra che quella di domani sera abbia come titolo una questione. Sospensione del dialogo interno. La sospensione del dialogo interno. E la prossima è la meditazione. La meditazione. Perciò allora, io do appuntamento, e questo è un ciclo che deve essere fatto in sede di Radio Gamma 5 Marostica. Cerchiamo di fare il possibile per quanto riguarda trovare una sede alternativa per portare avanti le conferenze, in quanto sembra Radio Gamma 5 non sarà in grado di mantenere la sede fino a marzo. Troveremo una sede alternativa, ci stiamo attivando in varie possibilità. Il Comune di Marostica non ha ancora risposto alla nostra richiesta di una sala pubblica. Si sono fatti vivi richiedendoci lo statuto, porteremo lo statuto dell'istituto, in quanto lo statuto è un'associazione regolarmente costituita e di conseguenza, essendo regolarmente costituita, ha i diritti delle associazioni. L'istituto è un'associazione che poi che non ha finalità di lucro, ha una finalità puramente religiosa, culturale. E di conseguenza questo punto permette di richiedere spazi pubblici, perché le finalità dell'istituto sono state espresse pubblicamente, lo statuto è anche depositato, di conseguenza non è un'associazione di quelle di tipo riconosciute o di tipo informali, ma ha una sua struttura, ha una sua validità legale. E ricordo appunto che comunque per chi vuole il calendario completo delle conferenze con i vari argomenti, con le varie tracce, su internet trova materiali di informazioni in abbondanza e perciò con questo materiale gli permette di recuperare qualsiasi informazione e qualsiasi notizia. Sempre su internet trovate tutto il materiale relativo a questa trasmissione e questo materiale può servire appunto sia per approfondire sia per eventuali interventi. Perciò io do appuntamento domani sera, venerdì 16 febbraio, alle ore 20:30, via Montello 66 Marostica, statale che da Marostica porta a Bassano. Possiamo ritornare? Va bene, no, niente, ha telefonato un attimo in privato una persona che ha smarrito un piccolo cane nero, oppure smarrito, oppure rubato, non si sa bene, un piccolo cane nero con un collare rosso, e chiede se lo trovano di telefonargli nella zona di Vigonza allo 8096053. Tutto là, mi ha chiesto questo favore per inciso. Sì, che non è un messaggio in codice. Perché... Sì, non è un messaggio in codice, proprio finché Francesco parlava ho tirato su questo telefono. Allora, il cagnolo è un piccolo cane nero, un piccolo cane dal pelo nero e con un collare rosso, telefonare allo 8096053 zona Vigonza. Va bon. Vabbè, torniamo un attimino con la trasmissione. Le conferenze appunto le abbiamo accennate. Quello è le conferenze che abbiamo detto, e per cui l'appuntamento è chiaramente per domani sera e faremo i nostri dibattiti. Bene, cominciamo da un'altra questione, no? Cominciamo da un'altra questione. È venuta fuori una questione abbastanza importante perché Claudio ha osato fare, incazzato nero come una iena, come una iena, povera iena, no? Affermazioni del tipo: io non intendo cedere la mia trasmissione a delle fighe. Madonna miseria, casca, cascati un mondo.
come insulti le donne, le chiami fighe anziché donne, la festa della donna. No, ribadisco ancora il concetto, però siccome quando parli in maniera immediata, presumi di avere di fronte delle persone che abbiano l'intelligenza di comprendere quello che dici nell'insieme in cui lo dici e per quello che tu lo sei che lo dici. A meno che non sia in malafede. Esatto, e il problema è questo, il problema è un altro, il problema è che o abbiamo delle persone che non hanno assolutamente capito cosa significava questo, e oppure delle persone che ci hanno lavorato in malafede. Allora, siccome i radioascoltatori non sanno gli antefatti e siccome ci siamo ripromessi di fare una trasmissione con Franco martedì, una trasmissione che è aperta anche a chi ha delle contestazioni, cioè non è che io e Franco facciamo una trasmissione per fregare qualcuno, io e Franco facciamo delle trasmissioni che sono chiare, limpide, pulite e che non hanno secondi fini. Pertanto, se le persone sono chiare, limpide, pulite, non hanno secondi fini, però ritengono di avere delle motivazioni per contestarmi, per contestare quello che io dico, martedì al mezzogiorno e mezza verranno qui e insieme a me e a Franco esporranno le loro ragioni e faremo il confronto. L'importante è che questa struttura, la radio, possa continuare a funzionare e a prosperare per l'uso di tutti gli speaker che sono nella radio. Questa è la cosa importante. Allora, per spiegare esattamente cosa è successo, visto che abbiamo praticamente tre tipologie di persone, no? Abbiamo una tipologia di persone che è quella che ha provocato tutto questo. Là non c'è bisogno di spiegazioni, sanno benissimo. Esiste una seconda tipologia di persone, che è quella che ha partecipato, alcuni, e qua rendo onore solo a due persone, rendo onore e basta, che hanno partecipato a quell'assemblea in cui io ho fatto quelle affermazioni assurde, allucinanti, da fuori di testa, e che non hanno capito cosa stava succedendo, non hanno assolutamente capito cosa stava succedendo. E poi esiste una terza tipologia di persone, che sono i radioascoltatori, che si sono sentiti dire da qualcuno accuse piuttosto pesanti nei miei confronti da uno speaker. Tenendo conto che questo comportamento non sarebbe un comportamento corretto, in quanto no, cioè, diciamo, dal punto di vista del comportamento sarebbe giusto che ognuno esprima la propria opinione all'interno della propria trasmissione e vada ad elaborare dei suoi concetti e non attacca la trasmissione degli altri, perché cioè, se no, ma ci mettiamo problema, all'interno il della problema è che lui non ha attaccato in effetti la trasmissione. Ha attaccato me personalmente, cioè ha attaccato e insultato noi personalmente, no? E quando un radioascoltatore, d'altronde noi abbiamo pochi radioascoltatori che si sovrappongono alle altre trasmissioni, cioè noi abbiamo un target, un insieme di radioascoltatori che normalmente ascolta poco altre trasmissioni, cioè esiste una separazione abbastanza netta fra le nostre trasmissioni ed altre. Quando è intervenuto a dirgli guarda che forse non è il caso, gli ha dato insomma del servo, del vassallo, senza tener conto che questo radioascoltatore ha sempre contribuito da anni per il mantenimento di Radio Gamma 5 prima che lui arrivasse a trasmettere. Per cui è vero, tutti hanno il diritto di buttare giù il telefono o di reagire in maniera pesante anche a chi telefona in modo inopportuno, però è una scelta che lui ha fatto, insomma, e che è una scelta dal mio punto di vista abbastanza pesante, però lascio là il tempo perché non è su questo che devo fare le polemiche. Allora, quello che a me però mi interessa sapere prima di tutto è questa persona, chiamiamola pure per nome e cognome, è Arcadio. La situazione che è stata creata, è stata costruita appositamente, è stata l'assemblea di venerdì. Giovedì? Di giovedì, sì, fatta apposta giovedì, mai successo. E la questione che è in corso è quella della mia affermazione, io alle fighe, la mia trasmissione, non intendo cederla. Naturalmente sono stato costretto dall'assemblea a farlo. Allora, Arcadio. Arcadio è un esempio di quello che sono alcune persone. Arcadio ha tutto il diritto di dire per radio tutto quello che pensa, ha il diritto di fare la sua trasmissione, e noi non abbiamo il diritto di intervenire nella trasmissione di Arcadio, come non abbiamo il diritto di intervenire nelle altre trasmissioni e di impedire agli altri o di contestare agli altri quello che dicono. Non l'abbiamo mai fatto, non lo faremo mai fatto. Aspetta, la questione è un po' più pesante.
Il problema è che noi non solo non abbiamo mai intervenuto su nessuno, però questo concetto che noi abbiamo rispettato le regole fino all'estremo è stato fatto passare per molte persone come un atteggiamento di debolezza. Cioè, noi altri non è che non contestiamo gli altri perché non avevamo niente da dire agli altri, ma gli altri no, cioè noi altri non contestiamo gli altri perché gli altri sono perfetti e noi altri invece siamo in fallo, scusami, cioè loro sono perfetti, non c'è niente da rimuovere, invece non sanno che la maggior parte di quello che dicono per noi sono le vere e proprie aberrazioni. E proprio Arcadio, io ho dovuto intervenire, io anche Francesco, pesantemente con molte persone che finanziano questa radio, cioè che danno contributo a questa radio, perché ricordati Arcadio, la storia della Cheta, molti pagani non se sono dimenticata. L'ultima fase di Bella, quando la ragazzina stava male, è stata usata strumentalmente, ma nel modo più bieco, quando sapevate che con Di Bella sarebbe morta, e l'avete usata strumentalmente. Noi abbiamo dovuto tenere ferme le persone, lasciate perdere, si arrangiano i radioascoltatori di Arcadio per ste robe. Ma noi eravamo furiosi, eppure siamo stati zitti. E tutta la storia di Di Bella, che noi eravamo contrari, non siamo mai intervenuti con nessuno, non abbiamo mai fatto le scarpe a nessuno, non abbiamo mai tirato i bidoni a nessuno. Questo tanto per ricordare, e non è che non lo abbiamo fatto perché non avevamo niente da dire, non l'avevamo fatto perché ritenevamo corretto non farlo. È chiaro questo? Cioè, riteniamo corretto che queste sono le regole e queste regole vanno rispettate. Non è che quello che tu fai a noi è indifferente, ci pesa perché siamo all'interno della radio, ci offende perché siamo all'interno della radio, però accettiamo per il fatto che tu sei un'altra cosa. È chiaro, sì, questo? Sì, ma vedi, c'è un discorso da aggiungere, Claudio, che è fondamentale, cioè, che lo scopo della nostra trasmissione non è quello di fare le battaglie nel pollaio, cioè nel senso che noi abbiamo qualcosa da elaborare, di conseguenza ci sono delle trasmissioni che elaborano delle cose che per noi sono terrificanti, sono mostruose, che sono incredibili, però il fatto stesso che il principio della radio è quello di essere molteplici nelle voci, a noi ci va benissimo, cioè, e noi pensiamo che una trasmissione abbia validità non tanto per la capacità che ha di entrare in contrasto con gli altri, ma quanto abbia la capacità di elaborare, di portare fuori qualcosa. Poi se qualcuno non vuole portare fuori le cose, va bene, certo è una scelta sua, però non può qualcuno pensare di farsi bello o di dire io ho una capacità, io ho una volontà o faccio qualcosa perché attacco gli altri. Certo. Puoi attaccare gli altri quando sei un guerriero, quando hai una capacità, quando hai una volontà, ma quando non hai né capacità, non hai né volontà, attaccare gli altri è soltanto un simbolo della tua debolezza, perché tra l'altro la volontà finale è quella di dire io conto perché non ti faccio parlare. Certo, e in effetti è quello che è successo in assemblea, ma è abbastanza, anche questo è abbastanza limitato, cioè quello che a me mi interessa far capire è che noi abbiamo tante cose da dire a tutti e una cosa noi non abbiamo. Non abbiamo mai fatto le scarpe a qualcuno, non ci siamo mai interessati di avere potere all'interno della radio, siamo sempre stati disponibili con tutto e continueremo sempre a non volere nessun potere all'interno della radio, anche se qualcuno tenterà con questo di siamo antipatici, diciamo, ecco. Per cui, tenetevi ben presenti, a noi non scaliamo il potere, non ce ne frega di scalare il potere. Per noi ciò che è importante è che questa struttura possa continuare ad essere ciò che è chiaro? Per cui noi non ce ne frega niente. Allora, passiamo alla situazione che si è creata. Giovedì c'è l'assemblea degli speaker, mai successo. 5 anni che sono qua, mai successo di giovedì un'assemblea degli speaker. Come mi presento? Arriva un personaggio, non faccio questo nome, tanto chiariremo in seguito a livello di pensiero, a dirmi stasera litighiamo. E io non capisco che cazzo voglia dire. Poi arriva un altro personaggio, mi fa, ah, sei a muso duro, vero? E io non continuo a non capire che cosa significhi. ti giuro, sì, cioè, ero abbastanza... Cioè, a un certo punto mi stanno queste due cose che in effetti avevano un suono strano, però non riesco a capire. Sì, non riesci a collegare la cosa. Sì, a un certo punto comincio l'assemblea, andiamo avanti, quelle cose normali, vabbè. Però in effetti c'era il clima stirato. Sai come adesso stiamo per preparare, E alla fine viene fuori esattamente quello che chiedo. Dovete cedere la trasmissione dell'8 marzo
alle donne. Cazzo. E no. A quali donne? È questo punto. È questo il punto che mi ha reso furioso. Cioè, noi stiamo lavorando per preparare le trasmissioni dell'8 marzo. L'8 marzo è giovedì ed è un nostro spazio che noi lo stiamo preparando con tutte le donne pagane. Stiamo preparando una cosa che piace a noi, che è corretto fare noi. Ebbene, a un certo punto mi dico, tu devi cedere la trasmissione alle donne. Il problema è questo. Io, qual è la mia risposta? Io alle fighe la trasmissione non la cedo. Dopo, vabbè, perdo la battaglia, perdo la battaglia. Ma il problema è, sono io che ho insultato qualcuno o c'è qualcosa che non quadra in questo? Allora. Sì, ma anche perché c'è un discorso da fare che... Scusa se mi intrometto. Sì. Cioè, nel senso di dire... sapete corretto, e io sono metodo appunto a aver sempre a che fare con cose molteplici, dire vabbè, esiste una scadenza come l'8 marzo che ha un'importanza storica e culturale, benissimo, la radio si dà una valenza di questo tipo, riconosce il significato di questa data, impegnatevi in questo senso. Certo, ma questo bisogna essere uomini, cioè per far questo bisogna essere persone, sì. Cioè persone che dicono, pigliano il telefono e dicono, senti Claudio, noi vogliamo fare questo. Mm-hmm. Allora io ti rispondo cosa ho, naturalmente arriva un dialogo, arriva un dibattito e arriva il compromesso, ma per far questo bisogna essere uomini, non bisogna usare il coltello sicca per colpire alle spalle, capito? Ma per fare un esempio che è molto molto semplice, tu dici diamo lo spazio alle donne, prima parlavamo appunto con Sciascia, abbiamo fatto un inventario di quante trasmissioni femminili ci sono in Radio Gamma 5. Cioè, di quante donne hanno una trasmissione in grado di che 5, allora di conseguenza penso che il problema non sia quello di dare alle donne lo spazio per l'8 marzo, ma per pensare che le donne possono parlare sempre. Sì, ma, cioè, come logica? Sinceramente, Francesco, io penso che non gliene fregasse niente. Cioè, ma difatti, il mio problema, al di là che la mia idea fosse sia vera oppure no, è che non gliene fregava niente. Cioè, sì, allora interessava soltanto colpirci. Sì. E hanno preso questo per colpirci. Allora, passiamo alla mia battuta. Mm. No? Mm. Io la trasmissione alle fighe non la cedo. E per spiegare la mia battuta, siccome esiste una scienza del linguaggio, prendo il dizionario dei termini matematici. Mm. Siccome non siete attenti alle cose che uno dice, prendo il dizionario dei termini matematici e vi leggo alla parola insieme. Attenzione, dice latino insimul, nello stesso tempo, unitamente, da in, prefisso intensivo, e simul, insieme. In matematica l'insieme o aggregato o classe o raggruppamento. Tu, scusate una cosa, Sasha, preparati la storia della Baba Yaga, per piacere. Di nuovo? No, non la rileggiamo, mi servono degli appunti dopo per far spiegare. Okay. Allora, in matematica l'insieme o aggregato o classe o raggruppamento di due o più elementi, di due o più oggetti, di due o più termini, è un concetto primitivo. È un concetto primitivo, vuol dire che è elementare. Se non sapete questo, basilare. Cioè non definibile. Nell'idea di insieme, la natura dei suoi elementi non ha alcuna importanza. Quel che conta è che, dato un insieme e un solo elemento, sia vera una e una sola delle alternative. L'elemento dato fa parte dell'insieme. 2. L'elemento dato non fa parte dell'insieme. L'elemento dato fa parte dell'insieme. L'elemento dato non fa parte dell'insieme. E allora adesso ci vediamo, visto i termini matematici, qual è la questione. Prendiamoci la storia della Baba Yaga che Sciascia aveva letto 2 settimane fa e che è stata quella che ha fatto scatenare in realtà questa operazione. Perché? Perché... questa è la mia opinione, ma penso di sbagliare poco, qualcuno si è allarmato per dire, cavoli, le donne pagane vogliono fare l'8 marzo, vogliono sfruttare il fatto che hanno la trasmissione l'8 marzo e vogliono farla. E noi cosa facciamo? In realtà, se le donne pagane fanno una trasmissione, la fanno partendo dal loro intento, dalla loro consapevolezza, dalla loro capacità di affrontare il mondo. E cosa fa la bambina in quella storia?
Sasha, cosa fa la bambina in quella storia? Cosa fa la bambina in quella storia? Va dalla vecchia. Quella bambina per prendere il fuoco. Va dalla vecchia, ha paura, supera la paura, affronta il terrore e va a prendere il fuoco della conoscenza e riporta il fuoco della conoscenza. Ma questo dato che caratterizza quello che noi chiamiamo donna, lo troviamo in tutte le estrapolazioni sociali. Le donne che vennero bruciate in quella fabbrica, anche loro andarono a prendere la conoscenza, tentarono di prenderla, invece furono bruciate. Le donne che hanno costruito la libertà sociale, il diritto di voto, il diritto alla sanità, il diritto all'istruzione, andarono a prendere la conoscenza, qualcuna si bruciò e qualcuna riportò qualcosa. Il nostro modo di chiamare donna o di chiamare persona è quella persona che è propositiva all'interno della vita, cioè quella persona che va a variare se stessa, va a costruire qualcosa, va, fa su un mazzo tanto per cambiare le cose. Dopodiché esistono anche delle altre donne in sta storia, no? Sì, vabbè, esistono. Oltre a Baba Yaga, la madre e le due sorelle. E cosa fa la madre e le due sorelle? Aspettano che arrivi il fuoco, anzi spengono il fuoco che era già acceso. Sì, spengono e mandano la bambina nella foresta. Allora, esistono altre tre persone, fra virgolette, che chiamiamo donne per il momento, anche se il termine è sbagliato, che spengono la conoscenza, uccidono la capacità dell'uomo o delle persone di dare l'assalto al cielo e aspettano che gli altri facciano il lavoro. E se io chiamo donna la bambina che dà l'assalto al cielo, non posso chiamare le altre donne. Se ho un insieme dato da donne che danno l'assalto al cielo e la conoscenza, le altre, quelle che usufruiscono dei benefici, quelli che aiutano ad accendere i roghi, quello che aiutano ad ammazzare le altre, io personalmente non le chiamo donne in questo senso o in questo contesto. In altri contesti magari lo posso anche fare. Pertanto devo usare un altro termine. È un termine che... Cos'è che hanno in comune la bambina, la madre, le sorelle? Non lo ripetere. La figa è l'unica cosa che hanno in comune. Cioè, per cui io non posso paragonare le donne di conoscenza, le donne di determinazione, le donne che vanno a costruire la vita, con quelle invece che magari le bruciano, che magari le distruggono, che magari le annientano. Io sto parlando della festa della donna, cioè sto parlando della festa, della celebrazione di donne che furono bruciate per ottenere i vantaggi sociali. Non sto parlando di una cosa così a caso. Dopodiché, per me, che vadano pure in discoteca a fare sua roba, questo è fatti loro. Però di questo stiamo parlando. Non so se sono stato abbastanza chiaro, no, perché ho usato... Sì, ma... E quel termine l'ho usato apposta, perché quelle donne in quell'assemblea non gliene fregava niente delle donne di conoscenza e qualcosa. Gli fregava solo una cosa: appropriarsi di quella miserabile due ore e mezzo della nostra trasmissione per impedirci a noi di parlare senza sapere cosa noi stavamo facendo. Esatto. Per cui praticamente quelle cosiddette donne che voi chiamate donne, che io non chiamo donne, che erano presenti là, gli fregava solo una cosa: alzare i roghi per bruciare le donne pagane. Questo è l'unico, in sintesi, quello che loro volevano fare. Pertanto, scusate, io per questi tipi di atteggiamenti provo molto disprezzo, anche perché se questo era l'obiettivo, se c'era questo obiettivo, c'erano altri mezzi, c'erano mezzi più corretti, sì, più chiari, più puliti per raggiungerlo in maniera diversa. Dopodiché un appunto personale che mi ha fatto molto, molto star male, ed è per la Monica. La Monica, nel tentativo di mediare, no? Cioè nel tentativo di trovare una soluzione, ha detto: beh, ma te mandi le donne pagane agli altri, che in commissione, che organizziamo la giornata. Allora, prima di tutto io non sono padrone delle persone. Esatto, prima di tutto non si dispone degli altri, primo. E secondo luogo, la cosa peggiore ancora che la Monica dovrebbe sapere, proprio per la sua storia politica, per la sua collocazione politica, è che quando siamo diversi, non siamo soltanto diversi, ma esiste anche una frattura netta fra il modo per concepire il mondo. A meno che tu, Monica, e parlo direttamente se mi sente, pensi che una donna, siccome fa politica, nostra ragazza, sì, fa politica da sinistra extraparlamentare, insomma più o meno, se tu vuoi sapere che le donne del tuo gruppo siano uguali a donne fasciste, cioè è come se tu le chiedessi di metterle in mezzo, insomma. Potresti anche farlo, però tieni presente che la spaccatura è quella, e quello che è il pensiero, la percezione pagana rispetto a questo, la frattura è questa. Bon,
io ho spiegato la posizione, e la posizione nostra è quella di non voler fregare nessuno. Noi abbiamo mai tirato peri a nessuno, non c'è una sola trasmissione, un solo speaker che dice: Claudio ha tentato di farmi fuori, o Francesco ha tentato di farmi fuori in questa radio. Non è mai avvenuto questo, neanche per chi era contrario a noi, neanche per chi ha fatto di tutto contro di noi. E continueremo noi a mantenere questo atteggiamento, perché per noi la radio è preziosa in quanto è la radio che è in questo momento, e non per altri motivi. Noi non ci interessa attaccare Tizio, Caio, Sempronio perché dicono delle cose che noi non ci piacciono. Se dicono delle cose che noi non ci piacciono, giriamo la radio e ascoltiamo altre cose o facciamo altre cose. Però noi non abbiamo mai attaccato nessuno, né mai lo faremo. Sì, ma fate a voi. Sì, no. Deve aggiungere qualcosa, Sciascia, posso dire qualcosa? Sì, parla tu. Ah, va bene, d'accordo. No, una cosa appunto che poi io trovo veramente, al di là che appunto riconoscendo il valore strumentale del tipo di azione che è stata fatta, una cosa appunto fondamentale è trovare l'assurdità nel dire facciamo l'8 marzo e allora fate parlare le donne. Questo non era un problema, però se noi, prima accennavo, guardiamo il panorama delle trasmissioni di Radio Gamma 5, vediamo che la presenza femminile è veramente insignificante. E l'unica trasmissione che viene fatta appunto con interventi femminili si possono contare sulle dita di una mano. È stato più corretto dire: voi siete uomini, non parlate per un giovedì che è l'8 marzo, fate parlare le altre donne. Ma impedire ad altre donne, tipo anche la Sciascia o le altre persone che potevano venire, o le altre donne che potevano venire in trasmissione l'8 marzo, di parlare, lo trovo veramente una limitazione di pensiero, e soprattutto significa anche voler determinare un'unica direzione della realtà. Cioè, e che vuol dire che a un certo punto non te ne frega neanche delle donne, perché a questo punto crei delle discriminazioni all'interno delle donne, cioè dire queste donne parlano, altre donne non parlano. Però vuol dire che la tua finalità è ben diversa che pensare all'8 marzo. E soprattutto cerca di chiedersi una cosa, cioè non si fa un'iniziativa, dire si festeggia l'8 marzo, si fa un'iniziativa e si dice si festeggia l'8 marzo per questi motivi, e all'8 marzo diamo questi significati, diamo questi valori e vogliamo ricordare questo, perché noi sappiamo che la memoria delle cose è una cosa fondamentale da ricordare, perché è inutile fare una festa se non si va alla base, alle radici, alle origini della festa, perché questa memoria deve essere ripetuta, cioè nel senso che le cose hanno un significato, hanno un valore, hanno sempre una riconnessione, e non possiamo dire che l'8 marzo è stato svincolato, è stato tagliato dalle sue radici, perché a questo punto se si viene svincolato dalle radici che le ha realizzato, che le ha manifestato, è una festa che va eliminata. E poi una cosa, io penso che le donne hanno detto di parlare sempre non solo l'8 marzo, cioè di conseguenza che per, come mentalità nostra, è normale che una donna avesse diritto dell'uomo nel parlare, nell'intervenire, nel dire le cose. Di conseguenza non vedo perché creare un recinto discriminativo solo l'8 marzo. Ammettendo anche che quel giorno io lasci, cioè quel giorno lo lasci, lo celebri in quel modo, sta di fatto che hanno scelto, è stata scelta una via non corretta, cioè per imporlo. Anche perché loro non sapevano cosa noi stavamo facendo e cosa noi stavamo preparando, sì, vedi, e quali erano le aspettative di altre persone, o meglio, chiaro, da quando è arrivata Sasha a parlare in radio, alcuni lo hanno capito, secondo me, e lo hanno armeggiato in questo. Purtroppo non c'è niente da fare, anche questi sono comportamenti che sono abbastanza comuni. Però adesso possiamo parlare un attimo anche... Lasciassa, vediamo cosa vuole dire sull'8 marzo e su questa storia. Ah, io mi rifaccio a quello che stavamo dicendo in auto prima. Intanto che secondo me l'8 marzo non è una festa, prima di tutto. Non è un giorno da festeggiare, non c'è nulla da festeggiare. È una giornata in ricordo di precisi fatti storici che serve più che altro non per... sfogarsi, divertirsi, fare quello che durante tutto l'anno non viene fatto per tanti motivi, ma dovrebbe essere un giorno in cui magari si riflette su quello che durante l'anno è stato fatto, successi e insuccessi, tutto quello che è stato ottenuto, tutto quello che è andato perduto. Quindi poi questa era la riflessione che stavamo facendo, perché è successa questa cosa qui, a me sono venute in mente queste cose perché durante, io ho 26 anni e in questi pochi anni della mia vita ho riflettuto un po' sul significato dell'8 marzo, perché a me non va
che qualcuno venga a regalarmi la mimosa e a dirmi: ah, vai, stasera puoi fare quello che vuoi, non me ne frega proprio niente, faccio quello che voglio, quando mi pare e piace. E vabbè, e questo è una parte, un per inciso. E poi niente, pensavo che sicuramente sì, potrebbe servire a qualcosa che le donne pagane partecipassero alla trasmissione il giorno 8 marzo, ma per quanto mi riguarda l'8 marzo potrebbe essere anche oggi, e ieri non era San Valentino, cioè non è assolutamente importante, perché una data è qualcosa di rappresentativo, ma io non sono venuta a trasmettere la prima volta l'8 marzo qui in radio, non mi ricordo neanche che giorno era e non mi interessa. Era un giovedì. Sono... Sì, vabbè, era di giovedì, che tra l'altro è una giornata sfigatissima per me in generale, vabbè, comunque mi succedono sempre le cose più assurde di giovedì. Comunque, vabbè, a parte questo, giusto per ridere, non... cioè, sono a un certo punto del mio cammino, del mio percorso di individuo. Non, a parte l'essere pagani, cristiani, comunisti, musulmani, streghe, atei, tutto quello che vuoi, sono venuta a trasmettere qui perché quello che si dice qui in questo momento mi riguarda. L'8 marzo potremmo anche parlare fra donne, va anche bene, però non è quello che dicevano i latini, semel in anno licet insanire, cioè una volta all'anno è lecito impazzire, no. Tutto l'anno dovrebbe essere l'8 marzo a questo punto. Queste erano le mie considerazioni. Poi, per me, potrei anche non venire a parlare l'8 marzo. Anzi, me ne sto in silenzio a casa mia, per conto mio, basta. Beh, non trasmetteremo noi l'8 marzo. Cioè, date queste cose, dato quello che è successo, insomma, non possiamo venire a trasmettere l'8 marzo. Per cui, noi accettiamo quello che è successo come una violenza. Abbiamo subito una feroce violenza, questo è un dato di fatto, altro non è che si possa fare, si può solo il fatto di affermare di aver subito una violenza. Le donne hanno subito tante violenze nel corso della loro storia, capito? E questa è una di queste, insomma. Sì, ma tra l'altro la cosa che non riesco a capire è questo tentativo, almeno da quello che sento, da quello che ho capito, di escludere proprio il nostro gruppo, quando proprio le donne che sono state definite o si definivano, questo vabbè, streghe, sono state bruciate sui roghi, sono state proprio quelle donne che in un modo o in un altro rivendicavano autonomia e indipendenza nel corso della storia. Ma è proprio per questo che voglio ribruciarle un'altra volta. E che erano costrette a vivere ai bordi della società civile o a rifugiarsi nei boschi perché la gente non le accettava. Oppure siccome erano particolari, erano delle donne che per un motivo o per un altro erano venute a scontrarsi con quello che erano le istituzioni, insomma, accettate in quel momento, in quel determinato periodo storico, hanno dovuto andarsene, si sono dovute rifugiare da un'altra parte, e per un motivo che neanche noi sappiamo sono entrate in contatto con la natura e hanno capito tante cose che noi adesso siamo qui a spiegare. Sì, ma adesso mi sono anche spiegata male. No, però... no, è stata perfetta. Va bene, in pratica cosa è successo giovedì? Qualcuno ha alzato un rogo per bruciare delle donne. Questa è la rabbia che è stata suscitata. Ne prendiamo atto, esistono tanti tipi di roghi. Va bene, Francesco, sì, diciamo infatti, qualcosa? Sì, no, cioè, per aggiungere un'unica cosa. L'8 marzo dovranno parlare le donne, per esempio Sasha l'8 marzo non potrà parlare. Ecco. Non potranno parlare Sasha e tutte le altre, cioè, che dovranno parlare. Parlando l'8 delle marzo. Persone che sono qui presenti, sì, in questo studio, cioè ad esempio, cioè, non so, si dice l'8 marzo parlano solo le donne, bene, l'8 marzo Sasha, che è una donna, non potrà parlare. Fatto per vedere cosa è stato ottenuto con questa sì, iniziativa. Ma io non posso parlare in radio, ma posso parlare da qualche altra parte. Che fa? Sì. Questo è vero. Se c'è qualcuno che mi ascolta. Comunque, vabbè, prendiamo atto, insomma, che questo è avvenuto. A noi interessa far sapere quali sono i meccanismi per questo avvenuto.
e far capire anche ad Arcadio che quando usi una certa terminologia, quando accusi me di fare delle battute che a te non ti piacciono, è bene che ci rifletti attentamente, perché quando io dico una cosa, anche se la dico arrabbiato e furioso, sono gli dèi che parlano attraverso me, cioè, nel senso che non sono mai battute che vanno ad offendere la vita o attaccare le persone, ma sono sempre battute fatte per autodifesa, fatte per riaffermare il diritto alla vita, fatte per riaffermare quello che è l'esistenza delle persone. E purtroppo anche in certi gesti e in certe affermazioni che alcuni pensano che siano normali, si nasconde molto orrore. E quando una donna veniva bruciata, ricordatevi che c'erano almeno qualche decina di donne che si divertiva a vederla bruciare, tanto non era capitato a loro. Bene, allora, siccome chiaramente a questo punto, sperando che si chiariscano tutte quante le cose qui in radio, abbiamo deciso un cambiamento repentino di tutte quante le nostre trasmissioni, e quelli che amano Esiodo, che aspettavano che andassi avanti con Esiodo, saranno purtroppo delusi. Riprendiamo invece, quando abbiamo questi momenti di crisi, non ci interessa lanciare messaggi, no? Cioè messaggi di ordine sia magico sia religioso, ma anche di ordine sociale, perché le persone capiscano come il sistema sociale sia importante, cioè la vita è importante. E finché non si chiariranno e non riprendiamo il normale ritmo delle trasmissioni, a noi ci interessa passare a quelli che sono i nostri volantoni, cioè i nostri proclami. Anche perché vedi, sempre aggiungo una cosa, anche per data alcune cose che sono, che sono successe in questo periodo. Non conta che esistano delle leggi che sono buone, non conta che esistano dei regolamenti, che esistono delle possibilità. Se mancano le persone, che gli manca il coraggio non te lo fai certo venire se non ce l'hai, non può essere iniettato, non può essere buttato dentro, e di conseguenza le leggi possono anche garantirti una certa libertà, ma se le persone che devono applicare non la libertà non hanno il coraggio, i tempi sono veramente brutti. Esatto, ma non per le leggi, per la mancanza di coraggio delle persone. L'elemento di tutto, ricordate che le civiltà non stanno in piedi per i monumenti che hanno costruito, non stanno in piedi per le leggi che hanno emanato, stanno in piedi per gli uomini che hanno costruito. Gli uomini e le donne che hanno costruito. Sì, beh, io intendo il genere umano, certo. Diciamo. No, volevo farlo io, aggiungerlo in questo caso. Nel no? senso, cioè, che alla base di tutto ci sono gli individui, sono le persone che agiscono e permettono alla nostra di diventare grande. Perciò ricordiamoci, noi parliamo sempre che esistono delle leggi in Italia che garantiscono una certa libertà. Benissimo, queste leggi, se non esiste chi è capace di utilizzarle, chi non ha il coraggio di portarle avanti e di sostenerle, non servono a niente. Va bene. Allora, cominciamo con i volantoni e cominciamo da uno oggi. Ed è esattamente... Per favore, non confondete la stregoneria e il paganesimo con gli anticlericali e gli atei. Ricordate, l'abbiamo già fatto, ogni tanto lo ritiriamo fuori perché fa parte di quel ciclo di 20 volantoni che sono le nostre relazioni col mondo. Allora, è necessario fare una precisazione per non confondere cose che ad alcuni possono apparire simili. Noi stiamo costruendo il futuro, non stiamo facendo archeologia. Noi non siamo né anticlericali né atei, anche se siamo costretti a descrivere il concetto di male, individuando nella sostanza, nella fase attuale, nel cattolicesimo, come applicazione degli insegnamenti del macellaio di Sodoma e Gomorra e del pazzo di Nazareth. Noi stiamo costruendo la religione pagana politeista. È da precisare che in questa precisa fase storica l'ateismo e l'anticlericalismo stanno alla stregoneria e al paganesimo al pari del cattolicesimo. Rispetto alla stregoneria e al paganesimo, anticlericalismo, ateismo, cattolicesimo sono la stessa cosa. Ripeto ancora, rispetto alla stregoneria e al paganesimo, anticlericalismo, ateismo e cattolicesimo sono la stessa cosa. La stregoneria è l'attività attraverso la quale l'individuo costruisce se stesso, è l'attività che consente all'individuo di prendersi nelle proprie mani la responsabilità della propria esistenza, chiamando le cose col loro vero nome. Per fare questo, costruisce un percorso di libertà in antitesi all'orrore della verità definita.
attraverso questo fare l'individuo riconosce se stesso come un Dio in espansione, in continua trasformazione, e riconosce il circostante composto da dei che come lui tendono ad espandersi nella loro oggettività. La stregoneria, l'abbiamo già fatto questo a proposito della volontà, no Francesco? Sì, abbiamo già parlato di questo, vero? Sì. Nel dibattito di Marostica abbiamo chiarito anche questo principio, questo concetto, o almeno abbiamo tentato di chiarirlo. La stregoneria ha al suo centro la forza che spinge ogni essere vivente, e che è una costante oggi nell'essere umano inteso come Homo sapiens, come era presente quando l'essere umano era australopiteco, quando l'essere umano aveva forme diverse come quella di un piccolo rettile o di un piccolo topo, e quando come essere unicellulare nuotava nel brodo primordiale, costringendosi a dilatarsi nello spazio nei mutamenti, risolvendo i problemi del proprio infinito che si trovava a dover affrontare. Questa forza è presente in tutti gli esseri, qualunque sia la loro specie e il loro sviluppo. La ragione, a cui cattolici, atei e anticlericali fanno riferimento ed esaltano, appare nella specie umana negli ultimi 12-15 mila anni. La ragione è solo una piccola isola descrittiva che pretende di imporsi sull'essere umano. L'essere umano esiste da milioni di anni, e anziché riconoscere la forza che ha alimentato le trasformazioni, atei, anticlericali e cattolici esaltano la ragione introdotta appena ieri. Il cattolicesimo manipola quest'isola per impedire all'essere umano di diventare consapevole dell'infinito che lo circonda. Per manipolare l'essere umano, il cattolicesimo, come ogni religione rivelata, deve mettere in ginocchio l'essere umano costringendolo alla sottomissione. Il cattolicesimo, partendo dal bambino, costruisce un processo di distruzione dell'essere umano. L'anticlericalismo, nato per combattere il potere dei preti monoteisti e aprire spazi di libertà, esaurita la sua forza eversiva e liberatoria nel sistema sociale, finisce per diventare una forza antireligiosa. Una forza antireligiosa che non libera l'essere umano dall'oppressione dell'assoggettamento del Dio padrone, ma impedisce all'essere umano la costruzione della percezione del circostante al fine di trasformare l'essere umano in una macchina, la descrizione della ragione calata nell'essere umano. La scienza, solo la scienza, che poi significa meccanicismo, meccanicismo, solo meccanicismo. La stessa cosa vale per l'ateismo, che, nato per negare l'esistenza del Dio padrone creatore dell'universo, finisce per essere uno strumento per combattere la capacità di farsi Dio e di determinazione di se stesso dell'essere umano. Pertanto, se un certo linguaggio può avvicinarci a forme anticlericali, per favore, non confondeteci con gli anticlericali. A noi interessa costruire il futuro, il nostro futuro personale, il futuro del nostro sistema sociale, il futuro della nostra specie. Il futuro, per quel che possiamo o che ci compete, del nostro pianeta. Per fare questo, prendiamo dalla percezione degli esseri umani i mattoni che ci servono e che i paganesimi passati hanno usato per le loro costruzioni. Li ripuliamo dalle incrostazioni culturali che non ci appartengono e li usiamo per un nuovo edificio. I mattoni che troviamo e che non ci piacciono, li gettiamo. Laddove non troviamo i mattoni, non abbiamo timore di infilare le mani nella creta e di costruirli a nostra volta. Se io dico che il Gesù di Nazareth è un pederasta, è perché la pederastia, intesa come riaffermazione del possesso degli individui da parte della Chiesa Cattolica, è una costante. Se ne trovano riferimenti nei Vangeli ufficiali, si trovano dei riferimenti ambigui sia fra il Gesù padrone, di cui la Chiesa Cattolica è la continuatrice, e i fanciulli adolescenti, sia in tutti i Vangeli ufficiali come imposizione all'assoggettamento alla parola del Dio padrone, di cui i Vangeli ufficiali sono espressione, di cui la pederastia cattolica è l'espressione più estrema. La sessualità di un pazzo inesistente è una sessualità inesistente. Diventa altresì falso, fuorviante e deprimente usare Vangeli che per 1500 anni se ne stettero sotto la sabbia del deserto per cercare una verità sulla sessualità di un immaginario a cui si riferiscono delle vere e proprie operazioni politiche.
Quei Vangeli non hanno indicato lo stupro come atto di possesso e sottomissione, ne hanno indicato il modo col quale diffondere il cattolicesimo. Sto parlando dei Vangeli di Nag Hammadi. Il cattolicesimo li ha combattuti e distrutti. La figura del distruttore del divenire umano è il Gesù dei Vangeli ufficiali. I Vangeli ufficiali indicano comportamenti di possesso e di pederastia, e la Chiesa cattolica l'ha praticata per costruire il suo potere su chi non si poteva difendere. L'ha tollerata e anche oggi, vedi Wojtyla in Austria, ne difende la pratica accusando i mass media di svelarne le attività. Alla stregoneria e al paganesimo interessa che i bambini diventino soggetti di diritto, che sia riconosciuto il diritto giuridico di costruire il loro futuro nel rispetto dei dettati costituzionali propri di ogni singola nazione. Alla stregoneria e al paganesimo interessa distruggere il concetto che i bambini siano bestiame da allevamento. Per la stregoneria e il paganesimo politeista costituisce orrore il fatto che la violenza sessuale sia considerata un reato contro la morale anziché un reato contro la persona e il suo divenire. In Italia solo oggi e faticosamente il dibattito sta uscendo dal ricatto cattolico. La stregoneria e il paganesimo politeista considerano il solo gesto del battesimo un modo per stuprare il divenire del bambino. Perché atei, anticlericali e cattolici tendono a negare questa visione? Perché per loro l'essere umano è creato ad immagine e somiglianza di un dio pazzo. Il concetto di Caos primordiale o di Osiris Nut appartiene al paganesimo. Ci vuole Darwin e le teorie sulla nube neutrinica perché qualche ateo e anticlericale pensasse ad inserire un mal digerito evoluzionismo nel suo pensiero. Tutti e tre si reggono sulla morale e sull'eticità del dio pazzo, dove non è quello che da fuori entra nell'uomo che lo danneggia, ma è quello che dall'uomo esce fuori che lo danneggia. Per loro è il respiro di libertà che danneggia l'uomo, non la sottomissione. Negano questo o quell'aspetto, ma ne salvano l'eticità. Atei, anticlericali e cattolici vedono l'essere umano soltanto nel cogito ergo sum, dove esiste solo nella misura in cui pensa e solo quando pensa può fermare di esistere. Per atei, anticlericali e cattolici, l'essere umano adulto è apparso all'improvviso, saputo, cosciente e consapevole, ignorando il divenuto attraverso la sua natura. Negano l'esistenza di milioni di anni di trasformazioni. Le trasformazioni non rientrano nel loro pensiero in quanto non rientrano nella ragione. Negano le trasformazioni avvenute in pancia della madre. Nel feto manca la ragione. Negano tutto il condizionamento educazionale subito, sia quando si tratta di condizionamento culturale, sia di quanto riguarda il condizionamento del divenuto della specie. Pensano che sia solo una questione di discorso onesto. Dopo parliamo di cosa è disonestà. Agli stregoni e ai pagani politeisti interessano i meccanismi attraverso i quali l'essere umano si costruisce e i meccanismi che concorrono a produrre la sua distruzione, svelarli e correre ai ripari. Per i cattolici la morte decide fra inferno e paradiso. Per atei e anticlericali la morte è la fine del corpo fisico e della coscienza. Il cattolicesimo concede l'attesa del giudizio del Dio padrone. Anticlericali e atei concedono l'attesa nella scienza come espressione della ragione per prolungare la vita fisica. Costoro tolgono all'essere umano la responsabilità di determinare la propria esistenza sottomettendolo a delle determinazioni che non gli appartengono. Per anticlericali, atei e cattolici, stuprare il futuro degli esseri umani non è un delitto. Per alcuni stuprati provvede la scienza della ragione, sono sempre carne da lavoro, carne da cannone, carne da riproduzione. Per altri stuprati provvede il Dio padrone, sono sempre carne da preghiera, carne da processione, carne pronta a mettere in ginocchio i propri figli. Ricordiamo come questo coincidere di intenti ha bloccato per 50 anni in Italia il considerare lo stupro un delitto contro la persona. Per gli stregoni e i pagani, che concepiscono la vita come un'occasione unica attraverso la quale costruirsi nell'infinito dei mutamenti attraverso l'uso delle proprie determinazioni, essere impediti e stuprati nell'usarle è il peggiore e il più aberrante dei delitti concepibili. Per un apprendista stregone è come tollerare o essere indifferenti all'impedimento che qualcuno avesse progettato per bloccare l'essere unicellulare dal quale la nostra specie ebbe sviluppo nel suo tentativo di uscire dal brodo primordiale.
Per i cattolici, gli atei e anticlericali, questo è inconcepibile, né sarebbero in grado di pensarne, nella loro esaltazione della ragione, la tragedia come conseguenza di un tale atto. Tragedie simili vengono costruite da cattolici, atei e anticlericali, in quanto inconsapevoli dello sviluppo dei loro gesti, delle loro affermazioni, delle loro azioni. Non conoscere le conseguenze dei propri gesti non attenua la responsabilità soggettiva e morali relative al gesto stesso. Ogni essere è sempre un brodo primordiale e la sua costruzione è il modo per uscirne. Bloccare la costruzione imponendo una verità è un modo per impedirlo. Quando si giudica qualcuno qualcosa dal punto di vista della stregoneria, le parole sono affermazioni, le azioni, il fare, la costruzione, il coltello dei sicca e l'esposizione personale sono atti di magia nera, quando distruggono un possibile divenire. Se un giudizio deve essere dato, l'unico metro di giudizio accettabile è la vita quotidiana. Il resto non conta. Pertanto, anche se nessuno dei radioascoltatori condivide quanto ho affermato, la vita devono comunque viverla, sia come costruzione della stessa o come distruzione. Le sfide dell'esistenza si presentano sempre, sia che si determinano, sia che si subiscano, e non sono superate attraverso le parole. Davanti a queste sfide hanno interesse che l'essere umano sia attrezzato per superarle, perché questo ci rende forte. Per favore, non confondeteci con atei e anticlericali. Noi siamo pagani politeisti e apprendisti stregoni. Noi siamo costruttori del futuro. Ragazzi, a voi. Volevo aggiungere... No. Mi sono girato perché... No, pensavo che tu volessi intervenire, allora io, in maniera cavalleresca, lasciavo spazio alla Sciascia per intervenire. Se voglio intervenire, impongo il mio intervento, non c'è bisogno. Ma ti scherzavo. Sì, anch'io. Allora, no, come voglio... siamo cavalieri oggi. No. Oggi è 8 marzo, è giusto che lui si comporti così nei miei confronti. Guai a te se non lo fai. E devi domani essere gentile, perché domani è 9 marzo. Esatto, anche l'11, il 12. Allora, il discorso qua che mi ha fatto Claudio sul discorso che di non confondersi con atei, anticlericali, agnostici, è un discorso abbastanza profondo, perché quando si fa un'analisi di un problema è inutile soffermarsi sulle varie presentazioni, sui momenti storici, ma bisogna sempre ricondursi alla base, al concetto che va a generare un pensiero, che lo va a produrre, come viene anche stratificato, come viene a consolidarsi. Allora, molte volte qualcuno ci viene a fare delle storie raccontando che esiste una differenza tra il Cristo dei Vangeli, tra il Cristo dei pseudo-Vangeli, dei Vangeli apocrifi e così via, e altre menate del genere. Questo non è assolutamente vero, perché tutti quanti alla fine i Vangeli hanno un unico livello di raggiungimento, il fatto stesso di pensare a un Dio creatore, a una volontà che è esterna al mondo e che tutto è possibile. E questo non è che sia soltanto una nostra elaborazione, ma è un dato di fatto. Ultimamente, dal rabbinato, cioè dai rabbini francesi, è venuto fuori dall'archivio un documento abbastanza interessante. È un documento che risale al 1968 e che parla delle differenze che ci dovrebbero essere tra gli ebrei, i musulmani, i cristiani. Ebbene, differenze non ce ne sono, perché i rabbini francesi scrivono nel 1968, allora, i cristiani hanno accesso alla vita eterna. In materia di morale, Israele dovrebbe ispirarsi a cristiani e musulmani, cioè, cosa dicono i rabbini? Noi ebrei, in fatto di morale, ed è testuale di Sefa, in materia di morale Israele dovrebbe ispirarsi a cristiani e musulmani. Entrambe queste fedi contribuiscono al bene dell'umanità e favoriscono l'avvento del Messia. Favoriscono l'avvento del padrone, a cioè, davvero i baffoni. Cioè, e questo viene scritto in che senso? Cioè, dire chiaramente sì, ci possono essere dei momenti in cui noi ci siamo scontrati, nei momenti in cui ci avete fatto la guerra, in cui ci avete ammazzato o che noi abbiamo ammazzato voi,
Questo è secondario. Il contrario è un po' difficile, che gli ebrei ammazzino i cristiani, sempre stai cristiani e far fuori gli ebrei. Beh, sai, quando sono furono le volte di Tito, le varie guerre fratricide, lì c'erano fuori delle belle battaglie. Sì. E tra l'altro, in questo documento, i rabbini dicono fa, e i cristiani ai tempi di Gesù non erano idolatri, cioè che vanno a accusare di dire che i cristiani se erano appropriati di elementi pagani, no, lo dicono fa, i cristiani ai tempi di Gesù non erano idolatri, cioè, e questo è significativo. Difatti questa è la dimostrazione, e addirittura sostengono il rifiuto del cristianesimo avrebbe potuto essere evitato, cioè lo affermano i rabbini, non lo affermo io o qualcun altro. E che significa? Che si tende sempre a creare qual è la base comune, il fatto di riconoscersi un Dio che è esterno al mondo, che crea il mondo e che dispone al suo pensamento del mondo. Perciò a me non me ne frega niente delle differenze di apparenza o delle differenze di velocità, perché ad esempio, logicamente, se noi andiamo a prendere la velocità di sviluppo, ad esempio, della cultura cristiana in Occidente rispetto, ad esempio, alla cultura islamica, abbiamo delle velocità diverse. Però da dove partono e dove arrivano è lo stesso. E alla fine, ne parlavamo anche molto spesso, fa, ma perché esiste un attacco così violento nell'impedirvi di farvi parlare? Eppure dicono fa, parlano tutti quanti, cioè da destra a sinistra, dall'alto al basso, da qua a là, parlano tutti. Ma la discriminante è fondamentale, il fatto che noi non ci riconosciamo come parte di un gregge, che noi diciamo, noi abbiamo un'identità, e questa nostra identità, questa nostra capacità, questa nostra volontà non viene data dall'esterno, non è un Dio creatore che ce la dà, ma siamo noi che ce la siamo costruiti, e di conseguenza la discriminante è su questo, cioè questo è fondamentale. Perciò non venite a raccontare le storielle che sì, ci sono dei cristiani buoni o che i cattolici sono più cattivi dei cristiani, perché alla fine tutti quanti riconoscono che esiste un Dio creatore, e questo Dio creatore è quello che può disporre il mondo, ed è questo che fa la differenza tra noi e, diciamo, e loro altri. E questa è una differenza abissale. Anche perché c'è una cosa che... Dimmi. No, ti vedevo che sembravi intimorita. Ti guardo perché ti sto ascoltando. Ah, mi stai ascoltando. È significativo poi un'altra cosa. Uno pensa, dire fa, è possibile lasciare fare le cose ed è possibile convivere con questo principio. Non è possibile convivere con un principio che sia così dominante, che sia così universale e che sia così impositivo. Perché un principio del genere farà di tutto per distruggere il mondo. Allora, facciamo un esempio economico che può sembrare stupidissimo, ma che ti dà la dimensione del problema. Allora, è fallita la finanziaria turca Hilas, è la maggiore finanziaria islamica. Allora, gli islamici hanno la pretesa di sussistere in un'economia in cui non c'è l'interesse, non c'è il profitto. Benissimo, fanno questa affermazione. Questa finanziaria turca ha raccolto diversi miliardi di dollari, e un capitale di 15 milioni di dollari, ha raccolto soldi da 200.000 clienti, in gran parte appartenevano alla realtà del ceto islamico, non era coperta da assicurazioni statali perché logicamente loro sono fuori da queste cose. Benissimo, questa società che ha raccolto i soldi di 200.000 clienti è fallita perché sono fallite 11 banche tradizionali contemporanea. Cioè, allora, cosa significa questo? Che si va a raccontare a qualcuno che si può realizzare una cosa e non si va a vedere nella realtà in cui la vai a realizzare. Non si vedono esattamente quello che sono le relazioni magiche fra la tua azione e il mondo che subisce la tua azione, quelli che sono i riadattamenti. Io 200.000 persone con la scusa di dire che il Corano dice che non si deve speculare. Sei in miseria. Che non si deve speculare, che non si deve trarre profitto, che non si deve fare usura, io chiedo a 200.000 clienti turchi, che certo non brillano per ricchezza economica o per qualità di vita, chiedo i soldi perché io sono una finanziaria islamica. Benissimo, io finanziaria islamica, alla fine mi finanzio utilizzando 11 banche tradizionali. Poi se tutto fallisce, è fallito perché? Perché Allah ha voluto così, o perché chi ha attivato questo ha ricorso alle situazioni di mercato. Cioè, questo è fondamentale nel comprendere la realtà in cui si inserisce. Perciò non ha senso dire io non rimuovo le condizioni che esistono intorno a me, me ne frego. No, devi considerare questo.
Allora, perché noi, tornando, e questo è un esempio che si ricollega a un discorso molto semplice, quello che faceva Claudio, fa, dove sta la differenza appunto sostanziale fra noi e chi si dice ateo? Nel riconoscere l'origine del problema, perché i problemi hanno sempre un'origine, e di conseguenza è inutile cercare di dire esistono delle differenze quando la cosa che ti trovi di fronte è generata dallo stesso principio. E finché non comprendi questo, alla fine sei fregato. Alla fine non hai nessuna possibilità, farai qualcosa che ti illuderà nella tua esistenza, ti illuderà nelle tue capacità, sprecherà le tue energie e alla fine le tue energie non saranno servite, non dico agli altri perché può essere secondario, non saranno servite neanche a te stesso. Perché alla fine avrai combattuto contro il nulla, e non avrai edificato niente. Non avevi neanche coscienza di ciò che c'era. Sasha, ti vedo pensosa. Sì, sto ascoltando. Se non pensate che l'abbiamo... Ti abbiamo tacciata, esatto, perché l'8 marzo oggi tu non farlo. Per recuperare lo spazio, il tempo dell'8 marzo non possiamo parlare. No, assolutamente. Stavo ascoltando, poi stavo pensando, io ho preparato un'altra cosa. Poi se c'è tempo... No, è finito quello che stava dicendo, di dire quello che stava dicendo. Lui voleva dire qualcosa, io lo so. Dì quello che avevi preparato. No, vabbè, io ho preparato un'altra storia di donne che corrono con i lupi. Perché... Quale? La fanciulla senza mani. La fanciulla senza mani. È lunga però. No. No, allora falla. Sì, tanto c'è il tempo di farla. Dici tanto... Sì. Se ti chiamo i telefoni, sai che non, più di tanto non telefonano. Fai tranquillo. Secondo me oggi telefonano.